la copertura, saliamo di complessità, cominciamo a salire nella, diciamo, intensità generale del prodotto, dal colore lo si vede, come anche la parte olfattiva cresce di complessità, compaiono delle note oltre che fruttate, anche delle note di tabacco, di cuoio, quindi questa sensazione di maggiore complessità, di intrigo, di eleganza, che è tipica appunto anche di questa varietà, nei momenti in cui raggiunge una maggiore concentrazione. Sì, siamo chiaramente, l'avete visto dai terreni, ma ovviamente cambiamo zona, e il profilo di Sangiovese si fa un pochino più variegato. Se rimangono appunto tracce di floreale e la classica, a questo punto possiamo dire ciliegia, in realtà vengono fuori note più decise e marcate di perlame nobile, profumi di anche il tabacco, qualche più classico profumo del tabacco, diciamo del sigaro toscano, e le note di la fragola, che va giù forse leggermente in confettura questa fragola, e altre che spesso troviamo nel Sangiovese, come per esempio la liquirizia. Ecco, il tannino cambia completamente, lì si fa un salto qualitativo, si sente delle note più fuse, più compatte, scompare la cremosità del tannino che si sentiva negli altri vini, quindi segno di una maturazione maggiore, c'è una densità del mondo polifenolico che è cresciuta. Questa nota un po' grassa, untuosa, la bocca appunto lo si avverte, lo si sospende il vino, quindi segno appunto che il Sangiovese può crescere, può aumentare appunto nella propria intensità. Ecco sì, l'intensità che avete sentito cresce, chiaramente avete letto sulle note, anche insomma il momento di vinificazione è chiaramente molto diverso, però è importante notare come se ben dosato appunto si riesce a preservare quella che è l'intensità varietà del Sangiovese anche in bocca. Sentite che la freschezza ovviamente non sparisce di colpo, chiaramente è un vino leggermente più difficile da bere di quelli precedenti, cioè non è un vino così semplice, abbinabile su degli affettati della leggera, questo è un vino che richiede una carne un pochino più di complessità, un pochino di struttura, perché ha un corpo ovviamente maggiore, ha una persistenza maggiore e anche un peso proprio specifico sulla lingua molto forte. E la sensazione proprio di anche di un po' di sottobosco, di frutta più scura, e un vino quindi dall'anima un po' diversa da quella che abbiamo visto finora. This one is Sangiovese a little bit more work on the cellar side. It's deliver always a lot of fruity aromas, still some floral, but the essence is on the spicy notes, something from the barrel, with a bit woody, and licorice, leather, tobacco, and so it's a bit more complex wine, but still you feel that, hopefully, can feel that is still Sangiovese, and the fruit of Sangiovese is well preserved. Siamo al quarto. Siamo sempre nel 2006, però chiaramente le note, ovviamente il profilo pianoretico è molto diverso, anche qui abbiamo cambiato e non ho appunto la zona di riproduzione. E il colore, comunque avete visto, non è che si distingue molto, probabilmente ha una nota di freschezza un pochino maggiore rispetto a quello precedente, però in realtà è un colore rosso lupino che già qualche leggera sfumatura un pochino più cupa. La trasparenza anche qui non è quella, diciamo, classica Sangiovese leggera, ma come avete visto dalle note chiaramente c'è una lavorazione abbastanza complessa. Direi un grande naso. Ecco, il naso è, diciamo, insomma, quella cosa che si dice esplosivo, no? Cioè questa veramente massa di profumi da un'intensità veramente, veramente spiccata rispetto agli altri, quasi un pochino aggressivo, diciamo, ma questo è insomma, lo capirete quando poi vedrete la bottiglia, è veramente un vino che deve fare esattamente questo, cioè, quindi il fatto di colpire e di sedurre, diciamo, dovrebbe essere un po' poetici con queste note che danno molto sul frutto, fra la fragola e il lampone, siamo qua giù, e che magari per un naso abituato ai nostri Sangiovesi è anche un pochino troppo aggressivo, però sicuramente è un vino accattivante. No, è molto dolce, no? Dolce, vengono un po' le note di vaniglia, la cannella, che finora
qualche legno era stato usato, qui ecco, la maniglia e la cannella sono direi molto, molto precise e molto classiche. Direi anche un naso anche internazionale. Eh beh, diciamo, vorremmo definirlo ora seguo la parolaccia internazionale, però in realtà ecco, questo è un vino che noi siamo tutti più o meno italiani, molto toscani, però ecco, quando si va a far assaggiare il sangiovese in altri palcoscenici, è chiaro che questo vino colpisce molto più di altri, da un approccio molto più semplice. Vedete anche le note di cioccolato, di caffè, di tostato e queste note di cuore e tintillo che non sono tipicissime dei nostri sangiovesi, ma che in dubbio hanno una presa sul palato internazionale veramente notevole. Lo stesso per i tannini, perché sono estremamente eleganti, compatti, c'è una raffinatezza nella ricerca del dettaglio, sia nel naso sia a livello di gusto, quindi segno di una grande padronanza nella gestione di questo prodotto, dove dietro chiaramente tutta questa potenza e questa complessità c'è l'identità del sangiovese, ma con una visione diversa da quella che siamo abituati noi in Toscana. Quindi, come dicevo, un profumo internazionale, ma anche un gusto internazionale, un vino a tutto tondo di grande complessità, di grande ricchezza, dove la parte, diciamo, di gestione manuale dell'uomo non si supera l'identità del vino. Sì, infatti, se fossero stati al secondo convegno, il simposio, quando ancora si parlava del sangiovese per varietà internazionale, ecco, questo sarebbe stato un vino molto interessante, quindi in bocca sicuramente una ricerca della morbidezza. Ecco, in questo caso secondo me si sente che la mano enologica, la cantina, ha prevalso ovviamente su quello che è l'espressione del vino. Questo però appunto, in sé per sé non è né un bene né un male, però ecco, è bello da vedere che il sangiovese si presta anche a essere internazionalizzato e dare un vino obiettivamente molto molto piacevole.